Sul piede di guerra le 136 scuole guida del Salernitano, da un anno circa da quando è cambiata la dirigenza, la motorizzazione civile, per loro come per le agenzie e per i privati che si rivolgono agli sportelli è diventato difficile, a volte impossibile, calcolare i tempi per poter svolgere qualsiasi tipo di pratica. Sportelli aperti due volte a settimana, quando va bene, perché il caporeparto patenti che sovrintende a tutto arriva da Avellino ed a volte annuncia, anche senza troppo anticipo, l'impossibilità di essere presente. Siamo diventati una colonia irpina, dice qualcuno dei proprietari delle agenzie. La dirigenza della motorizzazione infatti sovrintende a tre città, Salerno, Avellino e Potenza, ma per quanto attiene Salerno, che paradossalmente è il centro maggiore, è come se vi fosse stata una sorta di commissariamento con la motorizzazione irpina, che ha centrato tutte le funzioni. È un lavoro impossibile, sicuramente è un lavoro che oggi comporta più dispendio che guadagno, perché il tempo che perdiamo presso gli uffici della motorizzazione è tempo che rubiamo alla nostra attività, perché mentre prima erano pratiche che si svolgevano in due ore, oggi facciamo quasi tutti i giorni per evadere normalmente quelle pratiche potevano evadere in mezz'ora, e almeno due volte a settimana dobbiamo fare anche fino al pomeriggio per risolvere i problemi che sarebbero di routine.